Buonasera, eccoci nuovamente amici da trasmettere dall'Accademia del Coach per Toscana TV, una serie di ricette che si rifanno al periodo bellico, in quanto appunto stiamo combattendo questa guerra contro il virus, contro il coronavirus. Sempre ricette abbastanza semplici, con prodotti diciamo così non difficili da trovare e che occorrono un po' di passione per la cucina, così troviamo il modo di occupare il tempo che ora in questo periodo ne abbiamo così tanto. Partiamo con un bel risotto con il fegato. Passate al tritatutto 200 g di fegato di vitello. Tritate un ciuffetto di prezzemolo con mezzo spicchio d'aglio e due ciocchette di maggiorana. Rosolate 35 g di burro, il fegato passato e le erbe tritate. Mescolate il composto con un cucchiaio, un mestolo meglio di acqua, condita con 2 cucchiai di caffè di estratto di pomodoro. Cuocete in acqua 500 g di riso, scolarlo e condirlo con l'intingolo preparato. Spolverate di formaggio e mi raccomando, è tutto ben caldo da servire in tavola. Allora, come secondo, visto che abbiamo già fatto il brodo, abbiamo il lesso in umido. Questo lesso appunto dobbiamo utilizzarlo come avanzo, non è certamente da buttare via. Quindi più varietà c'è di tipi di carne in questo lesso, più saporito sarà questo umido. Quindi consideriamo di avere 1 chilo di carni lessate. Mettiamo in un tegame un paio di cucchiai di burro o meglio ancora olio extravergine d'oliva. 2 belle cipolle affettate. Quando queste cominceranno a prendere il colore dorato, si aggiungono 8 pomodori levando semi e buccia e tagliate a pezzi. 8 patate sbucciate, tagliate anche queste a pezzi, e 8 zucchine lunghe, a pezzetti come un mignolo, come un dito. Ma queste le metterete dopo le patate per non farle passare di cottura, perché altrimenti si spappolano e si perde la vista anche della verdura. Condite con sale, pepe e prezzemolo, fate bollire per mezz'ora abbondante, quindi aggiungete il lesso fatto a pezzi. Coprite, fate bollire per altri 20 minuti e poi servite. Passiamo ai dolci. Budino di pane e cioccolata. 200 g di pane, 100 g di zucchero, mezzetto di cioccolata, 20 g di burro, 3 uova e 4 decilitri di latte, poco meno di mezzo litro di latte. Versate il latte bollente sopra il pane tagliato a pezzetti e dopo un'ora circa di infusione passatelo al setaccio o comunque passate al passaverdure. Mettetelo al fuoco con lo zucchero e la cioccolata grattugiata, rimestate spesso e fatelo bollire per 10 minuti. Quando il tutto sarà ghiacciato, aggiungete i tuorli e le chiare a neve. Cuocete a bagnomaria in uno stampo liscio, unto e infarinato. Per renderlo più squisito, si può ricoprire con una crema o uno zabaione. Io vi saluto e vi ricordo che se qualcuno fosse interessato a ricevere a casa le ricette direttamente, può scriverci o sulla pagina di Facebook oppure alla email qui sotto riportata in sovraimpressione. Buonasera.